Buongiorno a tutti, cari ascoltatori di Radio Speranza e amici dell'Unitarsi, eccoci qui al consueto appuntamento a noi riservato, grazie a Radio Speranza che ci dà sempre questo spazio e che ci permette poi di riascoltare la trasmissione, perché siamo su Google, su YouTube, anche sulla pagina Facebook, per poi condividerla con tutti i nostri amici. E qui con noi oggi Chiara, buongiorno a tutti. Grazie Chiara, benissimo. Ecco, ogni tanto cerchiamo di cambiare. Ma fa sempre piacere tornare quando si può, quindi. Certo, certo. Sono contenta di essere qui stamattina. A Chiara poi, cioè, ci faremo da Chiara raccontare, condivideremo un po' insieme l'esperienza che abbiamo vissuto domenica scorsa, una bellissima esperienza a Roma, vero? Sì, ecco, sì. Ecco, bene. Allora, come di consueto, intanto saluto tutti gli amici unitalsiani e non unitalsiani che ci ascoltano e che magari sono impossibilitati, ecco, ad uscire e a partecipare a tante iniziative. E questo un modo per poter far vivere loro tutte le nostre iniziative indirettamente, quando non è possibile farlo direttamente per tantissimi motivi. Come sempre dedichiamo la prima parte a un momento di riflessione su quanto l'anno liturgico ci porta a meditare, e oggi mi fa piacere, ecco, parlare così un po' con voi e riflettere sulla figura del beato Don Carlo Gnocchi. Questa figura io non è che la conosca molto bene, ma indirettamente diciamo che l'ho conosciuta attraverso l'esperienza di un'amica disabile che ormai non c'è più da diversi anni, Anna di Ortona, e che fra l'altro era la madrina della nostra terza figlia. E allora lei mi parlava molto di Don Gnocchi, e quindi come se un po' l'avessi conosciuto e conosciuto anche le sue opere. Lei era stata da bambina appunto in una delle case di Don Gnocchi, mi pare su in Altitalia, non vorrei sbagliarmi, e volentieri si sentiva con coloro che aveva conosciuto, che aveva incontrato, e annualmente loro si incontravano in varie parti dell'Italia. Bella questa cosa, questo sì. Continuare la comunione, insomma, la condivisione. Sì, sì, sì. E si dice magari sei l'istituto, che ricordi non belli. No, per lei era stata un'esperienza veramente importante, che l'aveva aiutata da bambina, come ha aiutato e aiuta sicuramente tantissime persone. E allora, ecco, questa figura di Don Gnocchi ce l'ho sempre avuta in mente attraverso i suoi racconti, quindi ho detto approfondiamola un po' insieme. Sì, anche perché, ecco, pure io la conosco poco, me ne parlava tanto mia nonna, però sicuramente merita, una figura che bene che si continui a conoscere, si faccia conoscere a chi non ha mai sentito nominare, perché ha fatto tanto. Certo, specialmente per noi unitalsiani, diciamo, sì. Ecco. Quindi Don Carlo Gnocchi nacque da una povera famiglia in provincia di Milano e diocesi di Lodi nel 1902, quindi parliamo di una figura contemporanea. Alla morte del padre si trasferì a Milano e, entrato nel seminario della diocesi di Milano, venne ordinato prete nel 1925. Dopo alcuni anni come assistente di oratorio venne nominato assistente spirituale dell'Istituto Gonzaga dei Fratelli delle Scuole Cristiane, sempre a Milano. Allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale partì come cappellano militare volontario per il fronte greco-albanese per condividere la sorte dei suoi giovani. Ritornò nel 1942, ma nello stesso anno partì per la Russia con gli alpini della Tridentina. E la drammatica esperienza della guerra e della ritirata di soldati italiani lo spinse a riflettere e a considerare il mistero del dolore, specie negli innocenti e nei bambini. Si dedicò quindi a una grandiosa opera di carità nei confronti degli orfani di guerra e dei mutilatini. Ecco, questa parola mi diceva sempre Anna, mutilatini. Sì, perché la guerra purtroppo aveva lasciato tanti bambini. Sì. Feriti in maniera anche grave, purtroppo. Sì. Immagini che purtroppo viviamo, rivediamo anche oggi, ci sembrano lontane perché non le abbiamo qui vicine, ma nei paesi del Medio Oriente sappiamo quanti mutilatini a causa della guerra. Malato di tumore, Don Gnocchi morì il 28 febbraio del 56, dopo aver donato le proprie cornee a due ragazzi ciechi. In un'epoca questa, fra le altre cose, dove i trapianti d'organi non erano ancora regolamentati dalla legge italiana. È stato beatificato sotto il pontificato di Papa Benedetto XVI
il 25 ottobre del 2009. Ecco perché il 25 ottobre si ricorda Don Carlo, la Chiesa ci invita a ricordare Don Carlo Gnocchi. È stato beatificato in piazza del Duomo a Milano e i suoi resti mortali sono venerati dal 2010 sotto l'altare della chiesa a lui intitolata, annessa al centro Santa Maria Nascente della Fondazione appunto Don Gnocchi a Milano. Ecco, ma alcuni passaggi della sua vita volevo un attimino così ricordare insieme, ecco, e specialmente su quelle che sono le opere da lui fondate. E nell'aprile del 1945 Don Carlo venne nominato direttore dell'Istituto Grandi Invalidi a Rosio in provincia di Como. L'8 dicembre dello stesso anno aveva appena terminato la celebrazione della messa quando il portinaio gli annunciò che gli era stato portato un bambino, Bruno Castoldi, il cui padre era morto in Russia, appunto. A lui si aggiunsero nel corso della giornata altri 27 orfani. L'arrivo di un bambino di 8 anni, Paolo Balducci, che aveva invece perso una gamba per lo scoppio di una bomba, lo orientò definitivamente verso l'accoglienza di quei piccoli sofferenti, per coordinare meglio l'attività dell'istituto di Arosio verso i cosiddetti appunto mutilatini. Don Carlo quindi istituì la Federazione Pro Infanzia Mutilata, che il 26 marzo del 49 fu ufficialmente riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica. Nel 1951 l'istituzione cambiò denominazione in Fondazione Pro Juventute e 2 anni dopo riconosciuta come ente morale. Don Carlo si fece propagandista itinerante in Italia e all'estero per le sue istituzioni, che ormai si erano ramificate, aumentando col ritmo veloce, quando c'è necessità e quando qualcosa è di bello e di buono ed è opera del Signore attraverso noi strumenti, in questo caso Don Gnocchi, da frutto subito. Da frutto. In Lombardia e in altre regioni italiane. Fu anche scrittore fecondo di spiritualità, educazione e pedagogia. I funerali, celebrati nel Duomo di Milano nel 1956 dall'arcivescovo Giovanni Battista Montini, poi Papa Paolo VI, e beato con imponente partecipazione di popolo. E durante, mi piace questa cosa, che ho letto, durante i funerali, un mutilatino, Domenico Antonino, fu portato al microfono e disse: «Prima ti dicevo ciao Don Carlo, adesso ti dico ciao San Carlo». Ecco. È già la prima constatazione della santità, no? In vita. Sì. Era solo appunto la prima attestazione pubblica di una buona fama che col passare degli anni non venne meno. E ci fu poi anche un miracolo che portò alla beatificazione, forse anche più di uno. E queste opere veramente sono tante, tante diffuse, leggevo un po' su internet, di diverso tipo, ecco, sono le opere di Don Carlo. La fondazione, istituita dal beato Carlo Gnocchi per mutilatini e poliomelitici, ha ampliato nel tempo il suo raggio d'azione, curando appunto non solo bambini e ragazzi disabili o affetti da malattie congenite e acquisite, ma anche pazienti di ogni età che necessitano di riabilitazione neuromotoria, cardiorespiratoria e pneumologica, anziani non autosufficienti, malati oncologici terminali, pazienti con gravi cerebrolesioni o in stato vegetativo prolungato. Quindi vediamo come veramente ecco, questa opera fa del bene e a quante persone. Per cui questo è anche un modo per informarci. Sì, infatti, che esistono questi istituti, esiste questa realtà. Esatto, e che interviene su tanti fronti. Sì, sì, perché magari sai, a volte le persone si trovano di fronte a determinate realtà di malattie anche poco conosciute e come indirizzare, dove andare, a volte non si sa. Quindi c'è anche questa opportunità, basta andare su internet adesso, che possiamo, ecco, essere ben informati. E la memoria appunto liturgica del beato Don Carlo Gnocchi è stata fissata appunto 25 ottobre e nella primavera del 2009, poche settimane dopo l'annuncio della beatificazione, la fondazione, che nel frattempo aveva preso il nome di Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus, ha avviato la costruzione di una nuova chiesa a lui dedicata, che è adiacente al centro Santa Maria Nascente.
E poi c'è stata appunto la cerimonia della posa della prima pietra e alla presenza del cardinale Tettamanzi, che ci ha lasciato da non molto tempo, sì, e che ha pure consacrato la chiesa il 24 ottobre del 2010. E il 27 novembre dello stesso anno l'urna con i resti del beato, già portati in piazza Duomo nel corso del solenne rito di beatificazione, sono stati definitivamente traslati ai piedi dell'altare della nuova chiesa. Bene, ecco, adesso forse riusciamo così a pensare a questo Don Carlo come veramente una santa persona, una santissima persona, e a riflettere un pochino sulla sua figura, magari approfondire anche quello che lui ha scritto e che ci ha lasciato. Sì, io ricordo qualche anno fa è stato fatto anche un film dalla Rai su questa figura, su Don Carlo, e mi era piaciuto molto, ricordo, perché a parte poi ovviamente alcune storie romanzate che servono ovviamente per facilitare la narrazione rispetto all'esposizione dei fatti nudi e crudi. E mi piaceva molto come lui curava questi bambini e come li aiutava ad affrontare la nuova realtà che si trovavano a vivere, quindi della disabilità, e come li spronava a trovare modi per superare queste difficoltà, per permettere loro di reintegrarsi, certo, e quindi poi di crescere come adulti comunque capaci, sì, di fare qualcosa, di operare in qualche modo, di inserirsi nella società e nel lavoro. Questa era una cosa che mi aveva veramente colpito tanto, perché penso che su questo siano stati comunque molto fedeli rispetto a quella che è stata proprio la realtà. Sì. E guarda, io avendo conosciuto Anna, questa ragazza, e poi signora, posso proprio testimoniare che veramente, non so, grazie forse a questa sua esperienza, ma come lei, altre, ma in modo particolare lei, veramente nonostante le difficoltà familiari di Anna, perché ne aveva avute tante, eppure lei aveva avuto un'educazione ed era così culturalmente avanti e inserita socialmente, nonostante, ecco, la famiglia magari non abbia potuto o saputo sostenerla. Quindi penso proprio che per quel ricordo veramente grande che lei aveva della Fondazione Dognocchi, dell'opera Dognocchi, quando ci teneva ad andare a questi incontri, sicuramente, sì, quello che tu dici non, ecco, era una cura semplicemente sanitaria, ecco. Esatto, esatto, e questa è una cosa che ci deve insegnare tanto anche nella relazione con sì, i disabili con i quali noi veniamo a contatto e con le loro famiglie, che è molto importante questo sapersi relazionare e sapere anche in qualche modo preparare, far affrontare la realtà essendo i protagonisti, mm-hmm, e non subire e non dire passivamente tanto c'è chi mi aiuta. Ecco, questa è una, sì, cosa che ci deve far riflettere. Allora lasciamo un attimino lo spazio, come sempre, alla musica che ci aiuta a interiorizzare quanto abbiamo detto. A tra poco. C'è un canto dentro me che non passa mai, armonia nell'anima e nulla temerò nelle avversità, salto sulla roccia sto. Nascondere la gioia ed il canto che c'è in me per l'amore che mi dai, come non dare note al suono, io so che mi ama il mio re e per questo canterò. Volgerò gli occhi a lui, so che vive il mio Signore, camminerò
nascondere la gioia e il canto che c'è in me per l'amore che mi dai, come non dare nome al suo nome. Io so che mi ama il mio re e per questo canterò, solo a lui canterò nel pericolo. Se sarò libero canterò, se mi perderò, se correndo cadrò, canterò, mi rialzerai, so che ci sei, canterò, so che sconterai quando io ti invocherò, e nell'ultimo respiro ancora. Benissimo, eccoci qui in ascolto di Radio Speranza per la trasmissione dedicata all'Unitalsi e abbiamo parlato un po' di Don Carlo Gnocchi, questa bellissima figura, e adesso la parola a Chiara per raccontarci l'esperienza del 22 di domenica. Allora, domenica scorsa abbiamo recuperato una gita pellegrinaggio che avevamo già in programma per il 3 giugno, se non sbaglio, e avevamo poi dovuto rimandare e quindi finalmente siamo riusciti a realizzare questa gita. È una gita a Roma un po' diversa dal solito, nel senso che abbiamo dedicato la mattinata alla visita di Roma Antica. Abbiamo avuto una guida che Rita ci ha trovato. Esperienze scolastiche sempre, torna sempre utile. E ci ha portato per questo giro dal Teatro Marcello fino al Campidoglio, siamo stroncati subito con la salita del Campidoglio e la pioggia che ci ha battezzato all'inizio. E la pioggia che però rispetto alle previsioni è stata clemente, perché sembrava che dovesse essere tutto un unico diluvio, invece ha piovuto ogni tanto a sprazzi, ma ci ha permesso comunque di portare a termine il giro in tranquillità. Abbiamo visto, quindi abbiamo fatto anche tutta via dei Fori Imperiali e la guida ci ha spiegato veramente in maniera molto dettagliata e in maniera molto interessante tante cose della Roma antica, degli scavi. Dal punto di vista storico, inserendo. Sì, dal punto di vista storico, anche dal punto di vista anche culturale, del perché ovviamente venivano fatte determinate cose, venivano costruiti determinati edifici e anche come sono andati gli scavi, di quello che vediamo, il perché vediamo, insomma, perché in realtà ci sono tanti strati, a Roma sappiamo è tutto un continua evoluzione di ritrovamenti, di scavi. E io, pur essendo stata diverse volte, portata alle quinte, accompagnato alle classi quinte, scopro sempre qualcosa di nuovo, forse perché mi dimentico, forse proprio perché c'è sempre qualcosa di nuovo da scoprire. Sì, infatti anche io, che a me piace molto la storia di Roma, e sono stata tante volte a Roma, tante cose comunque non le sapevo, sono state una novità per me. Come ha detto anche lei, la guida si continua a scavare, si continua a scoprire, quindi la storia in realtà tante volte poi deve essere anche un po' riscritta, modificata in base alle nuove scoperte che si fanno. Non c'è mai la parola definitiva, insomma, per quello che riguarda la storia di Roma antica. Eravamo un bel gruppetto. Eravamo un bel gruppetto, tra 9 carrozzelli, malati disabili, volontari e pellegrini. Eravamo un bel gruppetto affiatato. Di ogni età poi, sì, questa è anche la cosa bella da dire, perché comunque facciamo veramente famiglia. E insomma la mattina è volata abbastanza in fretta e poi per fortuna la pioggia si è scatenata quando eravamo già sul pullman e ci siamo diretti in un posto un po' particolare, poco conosciuto, che però ci piaceva andare a scoprire per la storia che la riguarda, il Santuario della Vergine della Rivelazione alle Tre Fontane, un santuario che si trova
esattamente di fronte all'abbazia delle Tre Fontane, dove ci fu il martirio di San Paolo, ma ha una storia diversa, perché qui c'è stata nel 1947, nell'aprile del 47, un'apparizione della Madonna a un personaggio di nome Bruno Cornacchiola, che era l'ultima persona a cui ci si poteva aspettare che la Madonna apparisse, perché come spesso succede i piani di Dio sono molto diversi da quelli degli uomini, perché lui era un uomo molto violento, collerico, e soprattutto era un fervente protestante che era contro quella che Madonna chiamava le tre cose bianche, sì. La Chiesa, la Madonna e il Papa. E quindi, anzi, lui aveva in mente, aveva un progetto di uccidere il Papa, di uccidere Pio XII. Poi glielo confessò anche. Sì, glielo confessò anche quando poi ebbe modo di conoscerlo direttamente. E lui era lì, aveva portato i figli a giocare, ma perché era una zona molto verde, ma quello che stava facendo in quel momento era di scrivere una relazione che smentisse i dogmi mariani. Lui voleva confutare i dogmi mariani cercando prove direttamente nella Bibbia. E qui vide a un certo punto i bambini fermi davanti a una specie di grotticella, e questo ci riporta anche a Lourdes, una grotta che in realtà era un luogo sporco dove si buttavano i rifiuti, eccetera. E proprio qui invece lui, andando a vedere cosa era successo, ebbe questa apparizione della Madonna che gli fece molte rivelazioni, che gli dimostrò come lui si fosse ingannato e dovesse ritornare quello nell'ovile celeste, sì, nella chiesa. Le disse: tu mi perseguiti, ora basta. E confermò quella che è la validità di devozioni come quella dei primi 9 venerdì del mese, perché proprio questa devozione che lui aveva fatto controvoglia, per suggerimento della moglie, lo aveva invece salvato. E poi invece gli fece una rivelazione che si pensa servì a Pio XII per confermare quello che è il dogma dell'Assunzione di Maria in cielo, dogma che venne proclamato solo 3 anni dopo, nel 1950, che Pio XII aveva in cuore da molto tempo, e si pensa che proprio quello che la Madonna disse a Bruno Cornacchiola, cioè che il suo corpo non poteva marcire e non marcì, e che furono Gesù con gli angeli a venirla a prendere nel momento del trapasso, proprio questa rivelazione si pensa che convinse definitivamente il Papa a proclamare questo dogma, che è ovviamente oggi importantissimo, certo, per noi, e che già, insomma, già si contemplava nel rosario, per come spesso succede, quelli che sono i dogmi mariani spesso vengono prima in realtà portati avanti dalla devozione popolare, e solo dopo vengono confermati in maniera ufficiale, sì, poi dalla Chiesa. E questo è un santuario molto piccolino, molto raccolto, forse anche ancora poco attrezzato. Deve essere, secondo me, valorizzato un po', sì, sì. Questo sì, è stato affidato ai frati conventuali. Sì. Però forse ci vorrebbe una maggiore attenzione. Ecco, sì, noi, vabbè, sì, ci siamo trovati bene ugualmente, a parte la pioggia, il capitolo pioggia che lì c'ha, però, ma sinceramente si potrebbe far di più, proprio per... diciamo intensificare il culto mariano, ecco, sicuramente abbiamo anche toccato con mano e visto che c'è una grande devozione, c'era una coppia, sì, c'è una grande devozione, ci sono, abbiamo visto, io e Federica abbiamo fatto un giro c'è una galleria piena di ex voto, quindi comunque tante persone hanno avuto tante grazie in questo luogo, e però effettivamente meriterebbe più attenzione, più valorizzazione. È vero, gli spazi comunque sono ristretti, quindi non permetterebbero niente di, però sì, merita di essere conosciuto di più anche, perché comunque quello che ho visto è che l'esperienza spirituale del rosario, della messa, o anche un po' qualche minuto di adorazione eucaristica sono stati vissuti in maniera molto intensa. Sì. Alcuni di noi abbiamo anche potuto confessarci, anche quella è stata un'esperienza molto bella, perché comunque ho visto che i padri che sono lì sono molto
preparati e molto accoglienti. Ahimè, il tempo sfugge qui, i minuti zoom, volano veramente. Siamo alle battute finali. Comunque, ecco, noi vi abbiamo dato questo assaggio, quindi questa curiosità, per chi vuole conoscere. Continua il tour del grandissimo Rosario. Oggi pomeriggio c'è Pagatti, vero? Sì, 17 accoglienze e recita del Rosario meditato e ore 17:30 celebrazione eucaristica. Invece domani mattina porteremo il rosario più grande del mondo verso il carcere per portare avanti questo rapporto di vicinanza con le realtà di sofferenza come anche il carcere. Nel pomeriggio di sabato saremo a Santa Teresa di Spoltore, sempre 17:30 recita del rosario e 18:30 celebrazione eucaristica. E domenica sarà la giornata finale, la mattina saremo alla chiesa di Cristo Re ai Gesuiti, 9:15 accoglienza e recita del rosario, ore 10 e ore 11:30 le due celebrazioni eucaristiche. Dopo il rosario si trasferisce a Penne. Allora, sì. Noi vi salutiamo, comunque per le altre iniziative ci sentiremo la settimana prossima. Buona settimana a tutti. Ciao a tutti.